signori, signore e signori, buonasera a tutti, benvenuti. Lo sapete che all'inizio sono un po' legato perché ho la velina che mi viene preparata, quindi però devo stare al copione. Allora, siamo ai Pirati della Bellezza Extra, il Festival della Parola e del Pensiero, il quarto incontro dedicato al cinema. Una vera e propria monografia, un vero e proprio romanzo, come abbiamo detto più volte, dedicato al cinema, protagonisti i quattro splendidi libri di Giancarlo Governi, che non starò a presentare, ma l'applauso in mezzo. Questo per noi è, diciamo, fonte di gioia, perché la vitalità, la voglia di raccontare e raccontarsi, anzi di raccontarsi e raccontare un intero grande capitolo della storia del nostro paese attraverso la storia del cinema, Giancarlo non l'ha persa sempre. Stasera è un incontro speciale perché è dedicato al grande e amatissimo da tutta la nazione Alberto Sordi, ma stasera sarà anche una storia d'amicizia, perché il rapporto tra Giancarlo Governi e Alberto Sordi è stato qualcosa di più che un rapporto professionale, è stato veramente nel corso dei decenni, 25 anni Giancarlo, sbaglio? Una ventina d'anni, un rapporto che andava oltre la creazione del prodotto culturale, del prodotto artistico, è diventato un vero e proprio rapporto d'amicizia. Bene, è il momento dei ringraziamenti. Prima di passare la palla a Carlo, ringraziamo il comune di Bassano in Teverina, in particolare il sindaco Alessandro Romoli, che in questo momento, mi dicono, è trattenuto ancora da impegni istituzionali, ma ci raggiungerà per il finale di pomeriggio e porgerà il saluto. E il comune di Bassano ospita e supporta i Pirati della Bellezza. Questo che si conclude oggi non è stato soltanto un viaggio, ecco, nel cinema italiano, ma è stato il vero e proprio romanzo di una storia che ci ha visto tutti i protagonisti, perché è stato un ripercorrere la nostra storia, la storia del cambiamento dei nostri costumi, dell'intero cambiamento della società italiana. Totò, Anna Magnani, l'immenso Vittorio De Sica e lo strepitoso Alberto Sordi. Mi corre l'obbligo, in apertura, di ringraziare tutti i soggetti che sostengono, perché queste cose camminano grazie all'aiuto, grazie al sostegno, anche economico. In questo caso ringraziamo, come sempre, Sigma e tutte le altre aziende e i comuni di Bassano Teverina. Già detto. È una vita, non ce la faccio più, mi arrendo. Applauso per Carlo Galeotti. Allora, ovviamente le due ultime raccomandazioni: sapete che potete acquistare, e questo lo caldeggio particolarmente perché è un libro strepitoso per il mio modesto punto di vista, ma ci siamo confrontati con Carlo, perché è un libro che meriterebbe, vero Carlo, di essere adottato dalle scuole, perché raccontando Alberto Sordi racconta in maniera limpida, lineare, immediata, semplicissima ma molto penetrante la storia di come siamo diventati quello che siamo, quindi negli ultimi 70 anni di storia, bellissimo. Bene, a fine presentazione ovviamente non perdete l'occasione, perché ti toccherà fare firmacopie. Non ho sentito l'applauso di incoraggiamento per me, lo accetto volentieri. Ve lo dico subito, oggi procediamo in maniera random, io credo che partiremo dalla fine. Abbiamo già parlato, mi ricordo, per Totò, di funerali. Io credo che dobbiamo partire dalla fine, che è la fine della vita terrena di Alberto Sordi, ma è anche la fine del libro, ed è a cospetto di quel feretro che Giancarlo decide di chiudere il libro, perché una massa di pensieri e di emozioni lo sommergono
e lui li racconta in un ultimo tenero, bellissimo capitolo. Carlo, tocca a te. Intanto non l'ho fatto mai, ma questa volta voglio descrivere un attimo il libro, perché è molto molto interessante e anche molto complicato. Credo che sia stato molto complicato scrivere, perché è un intreccio, come storia di un italiano, fra la storia del paese e i film di Alberto Sordi. La filmografia di Alberto Sordi è mostruosa, me ne sono reso conto ancora di più leggendo il libro. Questo, dicevo ad Antonello, questo è un libro che andrebbe adottato nelle scuole, perché ti fa ripassare tutta la storia d'Italia in modo, diciamo, abbastanza leggero e abbastanza lineare, e oltretutto con quello sguardo che, va detto, è molto cinico di Alberto Sordi. Alberto Sordi fa ridere proprio per questo suo atteggiamento ipercritico su molti tipologie di personaggi. Poi, oltre ai personaggi, diciamo, tra virgolette, comici, ci sono i grandi personaggi drammatici che ha fatto. Io, forse il mio film preferito di Alberto Sordi è Uno in attesa di giudizio di Nanni Loi, che fa un'interpretazione mastodontica. È un borghese piccolo picco. Questi due film fanno capire il livello dell'attore, diciamo, Alberto Sordi. Poteva fare qualsiasi tipo di film. Io inizierei proprio dalla fine del libro, quindi se c'è qualcuno che lavora a ragione, spiegasse che questo libro che deve essere adottato nelle scuole, se c'è qualcuno che lavora a livello di governo, questo libro va fatto leggere agli adolescenti, perché capiscono la nostra storia in modo simpatico, nel senso che la scrittura di Giancarlo è sempre brillantissima, e ricostruiscono anche da un lato la storia, da un lato questo occhio critico di Alberto Sordi, di Amici di Ade, e ci fa ridere ovviamente ogni volta che vediamo questi personaggi in cui probabilmente ci siamo dentro pure noi, non ci accorgiamo. Inizio dalla fine, perché diciamo uno dei momenti più commoventi della vita di Alberto Sordi è stato proprio il funerale. Io ogni volta che ripeto il funerale di Alberto Sordi mi vengono i brividi, perché quel giorno si è capito quanto Alberto Sordi stava in contatto col suo popolo. Io adesso ti rubo ancora un decimo secondo. Io l'ho intervistato Alberto Sordi, ma venne a Blera, a proposito di, poi ne parleremo, dicevano che era di Tirchio, ma poi vedremo che non è vera questa cosa, e lo andai a intervistare, e la cosa che mi impressionò di più era la lunetta, quando lui passava, che c'erano quelli di Blair, e davano le parti sulle sale, ciao Albert, questo qui è ciao Albert, come se fosse un familiare. Il giorno del funerale questa cosa era centuplicata, e se Giancarlo inizia proprio da questa cosa qui, a raccontarci quel funerale che fu una marea di gente, di romani, che andavano al funerale del loro parente stretto, del loro fratello, del loro figlio, del loro padre, una cosa mai più vista, nel senso che non si è vista con nessun altro attore, mi sembra, a quel livello. Ma c'è stato un sindaco a Roma che si chiama Walter Veltroni, che ha avuto la ventura di organizzare il funerale di Alberto Sordi e anche il funerale di Papa Wojtyła, e mi diceva che forse è stato più complicato il funerale di Alberto Sordi, perché il funerale di Papa Wojtyła praticamente si svolgeva dall'inizio di Piazza della Conciliazione, con tutta quanta la folla che doveva entrare per un attimo dentro la Basilica di San Pietro, fare un giro intorno al feretro di Papa Wojtyła e poi ripartire dall'altra parte. Naturalmente avevano bisogno anche di rifocillare queste persone, perché ci stavano lì ore e ore e ore, di portargli anche dei gabinetti chimici, eccetera, perché i loro bisogni dovevano, c'erano questa impellenza, mentre invece quello di Alberto Sordi non si aspettavano una folla come quella di Papa Wojtyła, perché allora fecero girare intorno al Campidoglio, cioè partendo da Via dei Fori Imperiali, una folla
quadrata, non due o tre persone in fila, ma forse una decina di persone in fila, che hanno girato tutti quanti intorno all'altare della patria e poi sono saliti sopra, salivano sopra il Campidoglio, e lì è stata una cosa complicatissima, anche perché non erano attrezzati come poi furono attrezzati al funerale di... E lì c'era questa folla che passava ore e ore e ore in fila per passare davanti, per un attimo, davanti al feretro di Alberto Sordi, che era scoperto tra l'altro, perché era una bara scoperta, non era una cassa da morto coperta, e perché lui sembrava che probabilmente l'avevano imbalsamato. E passavano davanti e gli portavano le cose più assurde. I bambini gli portavano giocattoli, i tifosi di calcio portavano la squadra della maglia della loro squadra del cuore. Pure i laziali le portavano. Guarda che lui non ha fatto nessuna distinzione, anche se lui era del tifoso della Roma. Quando poi a un certo punto, dopo la morte di Alberto, c'è stato un derby, ho fatto proiettare prima della partita un filmato in omaggio ad Alberto, e dove ci ho messo anche tutte gli insulti contro i laziali. Beh, devo dire che la curva laziale, la curva nord, mi diceva molto di più dei romanisti, perché era uno di famiglia, quindi non aveva mai creato problemi con nessuno, eccetera, e quindi voleva bene a tutti. Tanto è vero che quando lui morì, i tifosi della Roma, davanti a casa sua c'è un muraglione, c'è la porta al centro, un muraglione sulla destra, un muraglione sulla sinistra, andarono e dipinsero di giallo rosso tutta quella parte di muraglione sulla destra. Poi a un certo punto vennero i tifosi della Lazio, andarono dalla sorella Aurelia e chiesero il permesso di dipingere di bianco celeste l'altra parte del muro. E quindi c'è stato per tanto tempo, per diversi anni, cioè questo muro è stato dipinto con i colori delle squadre romane, tanto per dire chi era Alberto. Lui fu, il funerale praticamente fu fatto nella sala Giulio Cesare, quella del Consiglio Comunale, perché quella che viene riservata ai sindaci, perché lui è stato sindaco per un giorno, perché Rutelli, che era il sindaco di Roma, lo fece sindaco per un giorno, gli dette la fascia tricolore, lì fu una grande festa, anche forse un risarcimento che la città di Roma riconobbe a questo suo figlio importantissimo, che ha portato il nome di Roma nel mondo. E lì poi sempre Veltroni aveva fatto mettere tutti quanti accanto alla sala Giulio Cesare, ha fatto mettere degli schermi dove si proiettavano i film di Alberto Sordi, e tutta la gente continuava la visita a guardare i film e dovevano scrivere qualche cosa sopra. A me mi è venuto da scrivere questo, dico, ho ripensato a tutte queste cose e certe altre ancora, quando l'ho visto per l'ultima volta composto nella bara, ho ripensato alla sua vita meravigliosa, vissuta con discrezione, ma anche sul grande palcoscenico dello spettacolo nazionale, ho ripensato ai suoi 149 figli, tra virgolette, mi è venuta in mente una frase che ho scritto nel libro, in cui i suoi fan lasciavano la loro firma: caro Alberto, la tua vita è stata talmente bella che viene la voglia di chiedere il bis. Infatti è una vita da bis. Andando, diciamo, sul personaggio, tu racconti un episodio che è veramente sconcertante, nel senso che è imprevedibile più che sconcertante. Alberto Sordi sta negli Stati Uniti e gli si presenta un personaggio davanti e gli dice che è il suo maestro. Se ci racconti questo episodio, che
diciamo, è assolutamente, oltretutto il personaggio che poi scoprirete è un altro maestro gigantesco che si inchina di fronte al nostro Alberto Sordi. Anche questo fa capire il livello stratosferico di questo grande artista, che magari a livello internazionale ha avuto pochi riconoscimenti, tra cui non c'è nessun Oscar, insomma, sostanzialmente, però forse ha avuto l'Oscar. No, si doveva presentare Storia di un Italiano, il programma di cui parleremo dopo, si doveva presentare lì a New York. L'invito l'aveva fatto il MoMA, il Museo di Arte Moderna, però la saletta del MoMA era piccola, un paio di cento posti, e invece si erano presentate migliaia di persone. Allora hanno spostato la proiezione al Lincoln Center, che sta di fronte, che sono già 3-4 mila posti, c'è la galleria enorme, eccetera. A un certo punto si è presentato davanti a Sordi un personaggio strano, sembrava un Free Bogart con l'impermeabile, con il cappello così, il bavero dell'impermeabile tirato su, della security lo stava per bloccare, poi a un certo punto ha visto chi era, non l'ha bloccato, e si è buttato in ginocchio davanti ad Alberto Sordi e poi ha urlato: "That's my teacher, questo è il mio maestro, questo è il mio maestro." Ed era Alberto, mi dice: "Ma chi è sto fatto?" Era Jack Lemmon. Anche lui era il grande maestro della commedia, ecco come è considerato Alberto Sordi. Alberto Sordi non ha fatto fortuna in America perché lui aveva bisogno della sua lingua. Lui doveva parlare italiano, doveva recitare in italiano, anche se lui conosceva l'inglese, conosceva bene il francese, però non, è uno di quegli attori che era profondamente radicato nell'humus italiano, no? E quindi l'attore si esprime non soltanto con i gesti, ma anche e soprattutto con la lingua, e deve essere la lingua sua per essere credibile. Però quelli che capivano l'italiano, che sapevano leggere i film anche al di là della lingua. Giancarlo, a questo proposito, ricordiamo qual è l'alba, perché è il doppiaggio di un personaggio leggendario ed è anche una storia di doppiaggio, cioè di Oliver Hardy, cioè di Ollio. Sì. E era una storia di doppiaggi fatti da italo-americani, fatti a proposito di lingua. Questa cosa impone Alberto Sordi l'elemento dell'intraducibilità, cioè dell'unico. Forse Sordi ha raggiunto un paradosso straordinario, perché è stato totalmente intraducibile ma al tempo stesso assolutamente universale. È credibile quello che ti sto dicendo? Sì, è credibile. Ne parli? Anche perché lui a 16 anni ha avuto una fortuna, ha vinto il concorso della Metro-Goldwyn-Mayer per doppiare il personaggio di Oliver Hardy, di Ollio, in Italia conosciuto come Ollio. Avevano fatto un'inversione, perché in realtà Laurel Stanlio era un basso, aveva la voce profonda, mentre invece Ollio, che era grasso, aveva la voce da tenorino leggero, tutto il contrario. Però mentre invece in Italia hanno fatto il contrario, hanno dato la voce dal basso ad Alberto Sordi, che era un basso, e a Stanlio invece la voce acuta di testa, eccetera. E poi a un certo punto, quando parlavo con Alberto, parlavamo spesso di Stanlio Ollio. E lui mi disse, dice: "Guarda, io quando sono andato a girare il film Fumo di Londra, a un certo punto sono andato in una birreria irlandese dove c'era una donna che era Stanlio con la parrucca." Allora ho domandato, ci ho parlato, e questa mi ha detto che lei era la sorella di Stanlio. Ci sarebbe bello da anche vedere se veramente sono morti i poveri in una commenda di anziani poveri, eccetera,
e vedere che fine hanno fatto. Allora io organizzo un viaggio finanziato dalla prima rete televisiva, un viaggio da fare tutti quanti tutto insieme, io e lui, e se non che non è venuto, ma è andato avanti e poi dopo ha guardato il film, mi ha dato l'intervista e soprattutto mi ha fatto vedere come doppiava Ollio. E comunque era il personaggio di Ollio è quello che lo ha lanciato, e perché inizialmente loro, quando prima loro si sono affermati come attori muti, come comici muti, tutto il grande cinema americano era un cinema comico muto, a cominciare da Chaplin, e Buster Keaton, eccetera. E poi dopo, piano piano, quando arriva il colore, allora i loro film erano venduti in tutto il mondo, quindi il doppiaggio non era stato inventato, allora loro giravano il film, le scene le giravano 5 volte, una volta in inglese naturalmente, poi una volta in spagnolo, una volta in italiano, una volta in francese, una volta in tedesco. E quando doppiavano in italiano sbagliavano tutti gli accenti, perché gli mettevano un gobbo davanti con le battute scritte e loro sbagliavano gli accenti. Non fare lo stupido, no? Quando poi sono arrivati questi doppiaggi, questi film qui da noi, ridoppiati completamente, hanno pensato bene di lasciare la stessa voce. Che facevano, non fai lo stupido, no? E sbagliavano gli accenti anche loro nel doppiaggio. E lì c'era quello che faceva Stadio, che era un giovane attore, pure lui, ma era un po' più grande di Alberto Sordi. Alberto Sordi aveva 16 anni e questo aveva avuto 18 anni, che si chiamava Zambuto. Lui era figlio di un doppiatore e figlio soprattutto di un regista, aveva fatto alcuni film, non... e poi a un certo punto lui ha lasciato il cinema, è diventato un fisico e è andato ad insegnare. Io lì l'ho ritrovato quando ho fatto il programma su Stanley Ollio, l'ho ritrovato nell'università che fu, nella cattedra che fu di Einstein. Lui, e l'ho intervistato davanti agli studenti, gli ho detto, lui mi ha detto, però scuola ad una condizione, non mi faccia fare la voce di Stanley. Ma no, per carità, professore, ma che scherziamo, no? E, però l'ho ingannato, quando è arrivato il momento, alla fine dell'intervista, lì c'erano tutti quanti i suoi studenti, c'erano un computer che studiavano, lavoravano su questo computer e pensavano che il loro professore stesse parlando della loro materia, con un italiano parlava una lingua che loro non conoscevano. Poi a un certo punto ho detto, adesso non la deve fare la voce di Stadio. Ha cominciato a farla, questi sono rimasti tutti quanti così. E poi lui ha dovuto spiegare, dice, io ero il double di Stallone, quindi è stata veramente una bellissima esperienza, sempre grazie ad Alberto Sordi. Io volevo ricostruire, diciamo, i precedenti di Stadio Olio, proprio gli inizi, e poi iniziamo a parlare di storia in italiano, che è la parte centrale. Se potevi ricostruire, diciamo, la prima compassata che fa il Cipione Lafrignano di Garrone, e l'esperienza che fa nella Va Spettacolo, nella rivista, tra l'altro con Nanda Primavera, che poi lui recupererà come attrice solo in un film, il medico della mutua, mi pare. Sì. E scusa, una curiosità, se spieghi pure che cos'era lo stilè, perché lui iniziò come stilè. Lo stilè era un uomo, una specie di ballerino, un boy come lo chiamavano, e stile, sì, però che era vestito sempre con molto elegante, con il frac eccetera, quindi stile, molto stilizzato, non, e doveva avere sempre la divisa che era di proprietà, se la doveva portare da casa, sì, la doveva pagare lui, non la doveva mantenere lui, no? E questo era, e lui ha fatto di tutto, dico, ha cominciato con il doppiaggio, poi
prima di arrivare al cinema c'era messa, soprattutto il teatro, e poi a un certo punto si era messa a fare anche la voce di Stanlio Ollio, e presentava, diceva, voglio Stanlio Ollio in carne ed ossa, e faceva la voce di tutte e due, no? Anche in teatro lo faceva. Anche in teatro. Adesso a questo punto devo parlare di me, perché la mia vita professionale è strettamente legata agli ultimi anni della vita di Alberto Sordi. Devo dire che io fin da ragazzo ero un suo fan, facevo parte di quella banda di ragazzotti romani che amavano Alberto Sordi, che parlavano come lui, che si incontravano per capire se veramente facevi parte della banda, dice What's American? E dice oh, e quindi per me era Totò da una parte e Alberto Sordi dall'altra. Alberto Sordi soprattutto perché lui raccontava e rappresentava i giovani del suo tempo, come poi racconterà gli italiani del suo tempo, è cresciuto, lui e i suoi personaggi sono cresciuti insieme all'Italia, insieme agli italiani veri, in carne ed ossa. Da una parte c'era il compagnuccio della parrucchietta, che lui aveva chiamato un compagnuccio per cercare di farlo passare, sì, cercare di farlo passare presso la Rai Democristiana a quell'epoca, siamo dopo il 1948, nel 1949, quando la Democrazia Cristiana ha preso la maggioranza assoluta, e allora lui prendeva in giro i giovani dell'Azione Cattolica con questa cosa. E non volevano dargli questo programma, se non che lui si presentava tutte le mattine a casa del direttore della radio, il dottor Pugliese, e quando questo apriva la porta, buongiorno dottor Pugliese, sempre qua sta lei. Poi a un certo punto Pugliese va a Positano in vacanza, e lui si ha preso a Positano, non era facile andare a Positano a quell'epoca, già non è tanto facile oggi andarci, no? Quindi figuriamoci allora, e lui si presenta lì a Positano, tutte le mattine quando andava in spiaggia c'era sempre questo rompiscatole che lo salutava e che gli ricordava il compagnuccio della parrucchietta. A un certo punto una mattina lui arriva in spiaggia e vede che c'è tutto quanto un movimento di giovanotti che si tuffavano con le barche, eccetera. Che è successo? È successo che il dottor Pugliese aveva fatto il bagno e aveva perso gli occhiali. Erano degli occhiali che a quell'epoca non era facile rifarsi, quindi aveva promesso un sostanzioso premio a chi gli avesse ritrovato gli occhiali. Allora tutti i giovanotti, quelli che soprattutto abituati al mare, si sono tuffati, arriva Alberto Sordi, ci prova pure lui, si butta giù, arriva fino in fondo, batte la testa sulla cosa dura, pensa a un sasso che invece erano gli occhiali di Pugliese. L'ho trovato io, dottore, l'ho proprio merito. Non voglio ricompense, lei sa che cosa voglio, lo so, ho capito, purtroppo lo so quello che vuole, e gli fanno fare il compagnuccio della parrucchietta. Però mi piaceva di più il personaggio di Nando Morricone, che era il giovane della borgata e che era innamorato dell'America, che sognava l'America, che sognava di essere americano, quello dell'americano a Roma, per intenderci. Poi passano gli anni, io mi metto, faccio il giornalista, poi vado a lavorare in Rai, facciamo una seconda rete fantastica diretta da un personaggio, un grande intellettuale che si chiamava Massimo Fichera, e lì apriamo le porte a tutti. Questo ci aveva dato come obiettivo, dobbiamo portare la società italiana in televisione e la televisione nella società italiana, quindi ambiziosissimo, ma in parte ci siamo riusciti. Abbiamo portato tutti quelli a cui l'ingresso in televisione era negato, a cominciare da Dario Fo, che era stato cacciato via, da Giorgio Gaber, che lui stesso non,
non voleva andare in televisione, eccetera. C'era andato prima, poi quando si era messo a fare il teatro canzone non gli interessava più la televisione, eccetera. Tutti, praticamente abbiamo aperto le porte a tutti. A un certo punto, un giorno, mi chiama il direttore e mi dice: tu lo conosci Alberto Sordi? Dico: no, personalmente no, ma come artista, ma certo, ma io sono quelli del Bozza America. Dice: vuoi lavorare con lui? È come se mi avesse detto una cosa impossibile. Io ho detto: ma certo, ma che domande sono? Dobbiamo fare un passo indietro. Io mi ero fidanzato con una ragazza, quindi frequentavo, poi ci siamo sposati, frequentavo la famiglia di questa ragazza. E tutti mi parlavano di Alberto Sordi, di questo fratello morto, che anche lui era un artista, cantava, recitava, e che tutte queste cose le faceva insieme ad Alberto, quando erano ragazzi. E tutti mi parlavano di Alberto Sordi, di questo Giulio, mia moglie si chiama Cecilia, di cognome, cioè Giulio Cecilia. E quindi praticamente era entrato Alberto Sordi nel mito anche della famiglia. Poi quando sono andato a lavorare alla Sala Palatino con lui, e tutti, sta famiglia mi stava addosso, mi diceva: digli di Giulio, digli di Giulio, digli di Giulio. Perché un giorno gliel'ho detto, lui si è ricordato, si è commosso. Poi da allora lui telefonava personalmente a mia moglie, invece di chiamarla Rossana la chiamava Cecilia con il cognome, proprio il ricordo di questo compagno, di questo fratello. Allora io, che cosa dovevamo fare? La Rai 2 aveva comprato una decina di film di Alberto Sordi. Allora a quell'epoca si facevano i cicli, avevano chiesto ad Alberto Sordi di venire a presentare, e lui ha detto: io lo faccio molto volentieri, però non voglio fare la stessa cosa che si fa con il critico, che ti fa le domande, che racconti degli aneddoti legati al film, eccetera. Voglio fare una cosa diversa. Cioè, che cosa vuole fare? Vorremmo fare un documentario, un piccolo documentario da premettere alla messa in onda di questi film, in cui racconto quello che è avvenuto precedentemente alla mia carriera. Allora, e mi mandano a fare questa cosa. Io devo dire che quando l'ho visto mi tremavano le gambe. Poi a un certo punto lui è arrivato con il suo saltello, mi ha detto: ammazza, c'era messo di tempo da arrivare qua, perché è finito tutto il tremolio delle gambe, è finito tutta quanta, è diventato subito un compagno di lavoro. Tanto è vero che quando mi domandavano com'è Alberto Sordi nella vita, come lo vedi al cinema, non c'è soluzione di continuità. Poi nel privatissimo non lo so, anche lui avrà i suoi momenti di sconforto, di cedimento, eccetera, però nella vita privata, vissuta insieme agli altri, lui è come al cinema. Allora, aspetta, no, fammi finire solo in italiano. Allora ci mettiamo a lavorare, cominciamo a vedere tutti quanti i suoi film, e pensavamo di prendere un pezzetto qua, un pezzetto là, un pezzetto, però non sapevamo bene che cosa stavamo facendo. A un certo punto ci siamo resi conto, dopo tante settimane, forse anche tanti mesi di lavoro, che all'interno dei film di Alberto Sordi c'era una specie di filo rosso di questo italiano che entrava e usciva fuori dalla storia, no? Durante il fascismo era fascista, poi aveva fatto la prima guerra mondiale, poi era fascista, poi era antifascista, poi ha fatto la guerra, la ricostruzione, il boom economico, lui cerca di infilarsi dentro il boom economico, tutta questa serie di italiani. Allora, se avessimo ritrovato questo filo rosso, l'avessimo evidenziato, l'avessimo contrappuntato, commentato con degli elementi storici, no, filmati, avremmo ricostruito la storia di questo italiano.
e siamo riusciti a fare qualche cosa come 32 puntate, se non che queste 32 puntate erano fatte con brani di film soprattutto, e che noi, che la RAI comprava i diritti, che però avevano una scadenza. Poi quando sono scaduti i diritti di questi filmati, la RAI non aveva più niente. Allora Alberto ci è rimasto male, voleva fare causa alla RAI, allora la RAI gli ha regalato tutti i materiali. Negli ultimi anni della sua vita, lui ha ripreso in mano Storia dell'Italiano. Ha fatto un ulteriore, no? E da 32 puntate l'ha fatta diventare 38. E, però lui parlava con gli aventi diritto, con i produttori che erano proprietari dei film, e così dicevano: Alberto, fai quello che vuoi, tu sei padrone, non ti preoccupare, non ti do. Morto Alberto, la fondazione mi ha chiamato e mi ha detto: l'hai fatta tu, Storia dell'Italiano, insieme a lui, occupatene tu. Un'altra parentesi: lui stava facendo questo lavoro perché aveva incontrato un ministro della pubblica istruzione, che era Luigi Berlinguer, che è stato soltanto per un anno, mi pare, ministro col governo D'Alema, mi pare, così. E poi la cosa, insomma, gli aveva detto: ah, questa cosa è bellissima, questa storia dell'Italiano, ne faccio tante, io faccio comprare dalle scuole, dal ministero, le distribuiamo in tutte le scuole, eccetera. Allora io, siccome questa cosa era ancora valida, ho cominciato a telefonare agli aventi diritto, a quelli che possedevano i diritti dei film, ho cominciato da Aurelio De Laurentiis, che aveva ereditato il grande patrimonio di suo zio Dino. Lui non ha prodotto niente di Alberto Sordi, l'aveva soltanto ereditato. E a un certo punto mi ha avuto il coraggio di chiedermi 10.000 euro al minuto. A questo punto il programma è morto. Allora io sono l'unico essere vivente, perché Alberto Sordi era morto, la montatrice che aveva montato il programma insieme a lui era morta pure lei, è l'unico che ha visto questa cosa, e ci ho potuto scrivere un libro. E questo libro è la storia di questo programma, tra l'altro le puntate sono descritte nella seconda parte del libro, nell'appendice, una per una. E poi volevo raccontare, attraverso la storia di questo programma, anche la storia di Alberto Sordi, quella privata e quella dell'artista, e soprattutto della sua grande carriera, tutte due le cose intrecciate con la storia d'Italia, con la storia del paese. Cosa difficilissima. Che mi veniva suggerita tranquillamente da Storia dell'Italiano. Scusa, mi fa venire in mente una cosa. Queste storie d'Italiano hanno chiaro di Alberto Sordi, ma se ci fosse un ministro della cultura, un ministro, o una regione Lazio, per dirne due situazioni, che prendono in mano tutta la situazione e risolvono i problemi dei diritti, si potrebbe recuperare come patrimonio nazionale? È possibile una cosa? Aspetta, tu vedi questa cosa? Bisogna prima recuperarla dal punto di vista legale, dal punto di vista giuridico, perché allora qui ci sono molte cose. Proprio per questa esosità dei proprietari, che sono condannate a una sorta di damnatio memoriae, sono morte. E questo, c'è questo patrimonio, 38 puntate, qualcosa come 50 ore di cinema, che farebbe nulla alle scuole, a tutti quanti, che è morto lì perché questi pretendono la luna. Ho letto che l'altro giorno c'è stato un direttore generale della SIAE, che si chiama Anastase, il quale ha detto che i giornali, soprattutto i giornali online, possono pubblicare quattro fotografie, negli altri paesi soltanto due, delle opere d'arte italiane. Se uno vuole scrivere un articolo su Caravaggio, possono pubblicare quattro immagini di Caravaggio senza pagare i diritti d'autore.
Allora io voglio scrivere, questo l'ho letto ieri, voglio scrivere a questo Anastase per raccontargli questa storia dei diritti cinematografici, perché sperando che si possa fare qualche cosa. Posso, allora, perché sia chiaro, questo straordinario, allora abbiamo sentito parlare di una seconda rete televisiva, perché questa è anche una storia d'Italia che ha a che fare con i mezzi di comunicazione. Vorrei tornare indietro, perché la storia di Alberto Sordi è costellata, poi lo dirò velocemente, questo emerge in maniera limpidissima dal libro, anche bella, intensa e drammatica. Storia di un italiano è un monumento ibrido, perché sulla base dell'acquisto, come diceva Giancarlo prima, temporaneo di una serie di film di Alberto Sordi nasce un'idea strepitosa. All'inizio doveva essere, come Giancarlo ha raccontato, una breve intervista che fungesse, no, da volano per la proiezione dei film. In realtà poi le due cose si intramano. Storia di un italiano è un format totalmente, è stato un format totalmente, correggimi se sbaglio, innovativo, eterodosso, e poi mostra i limiti rispetto alla rapacità delle case produttrici, degli aventi diritto, e rispetto a un meccanismo burocratico, e quindi si dissolve, perché in realtà diventa Storia di un italiano, ed è questa lo straordinario. Infatti è rimasto un prototipo, un corpo a corpo tra il nuovo racconto e i frammenti dei film, come viene fuori molto bene intercalato nell'appendice del libro. E lo dico perché è veramente un viaggio nella precaria italianità, su cui poi secondo me dobbiamo tornare perché è importante, ma in realtà Alberto Sordi aveva due pregressi. Diciamo il primo talento precocissimo, correggimi se sbaglio, Gianca, io sto raccontando il tuo libro, non è farina del mio sacco, ma il primo è un successo precoce su scala locale. Siamo in un'altra Italia, nell'Italia dell'anteguerra. Lui è classe 1920 e avete sentito il fortunato caso straordinario del doppiaggio di Ollio. Lui comunque comincia a farsi strada, Panda Osiris, lo stile si chiamavano, non ricordo il nome. Straordinario, sembra Fred Astaire e Ginger Rogers, e lui si fa all'arco sgomitando anche lì, perché la vocazione è potentissima, non ha una storia familiare come altre che abbiamo raccontato, Totò, Anna Magnani. La storia di Alberto, della famiglia Alberto Sordi, è una storia piuttosto lineare, ma la sua vocazione è precoce. Non ama la scuola, Alberto Sordi, c'è una nuova scuola, correggimi pure qui se sbaglio, e comincia a frequentare questi ambienti, si fa una fama, poi ecco che arriva la guerra. Una delle vittime, uno degli effetti del fuoco amico, chiamiamolo così, un effetto collaterale della seconda guerra mondiale, è che la carriera di Alberto Sordi si azzera totalmente, deve rimboccarsi le maniche e ricominciare, e qui entra il primo grande media, perché capisce, avete sentito prima nel duetto tra Carlo e Giancarlo, avete sentito parlare dei compagnucci della parrucchietta, no? Di questo straordinario ossimoro, per bypassare le censure democristiane si inventa il termine compagno, ma è la radio, è la scelta della radio, perché la radio degli anni 30 è un conto, non c'è la televisione, la radio dell'immediato dopoguerra è il grande futuro, e Alberto Sordi con grande lungimiranza, questo emerge dal libro, intercetta questo, perché film. Cominciano a usare la radio gli artisti, diciamo così, del dopoguerra, cominciano a usare la radio come se fosse una televisione. Lui faceva questi sketch che erano sketch teatrali, che erano sketch cinematografici, tant'è vero che poi lui ci farà un film con il personaggio del compagnuccio della Bavaglia. Meno fortunato della radio, vero? Forse era passato, poi era un personaggio troppo, parlava troppo, no? Più
cinema immagine. Il cinema più immagine, quindi non ebbe fortuna. Però la grande fortuna sua fu Fellini da una parte, e poi l'Americana Roma. L'Americana Roma l'ho proprio lanciato nel mondo. Proprio. Però prima di arrivare a questi due punti fondamentali, passando la palla a Carlo, prima Carlo aveva lanciato un'imbeccata. Lui recita come comparsa in uno dei film leggendari del cinema fascista, no? Scipione l'Africano. Ma il racconto, anche, racconto del sale è incredibile, però. Allora, durante la notte mandano in continuazione un'intervista a Alberto Sordi che parla di Scipione l'Africano. Alberto Sordi racconta che, diciamo, il capo delle comparse, quando qualcuno sbagliava se essere romano o Scipione l'Africano, gli dava la torturata, e Alberto Sordi gli si oppone e gli dice: se lei non la smette non sa chi mi rivolgo. Questo qui l'ha guardato come di bocchi, mi rivolgo, dice, ma chi ti dice? A Mussolini, una cosa del genere. Al Duce, no? Al Duce, cazzo. Al Duce. E questo qui da quel giorno non ha più dato torturate. A lui no. Se ci racconti, Giancarlo, però altri episodi che tu porti e riporti nel libro. No, poi c'è anche quella degli orologi, perché erano talmente tanti e tutti quanti avevano l'orologio al polso, no? E non lo potevano lasciare a casa, ma nello stesso tempo non lo potevano mettere, perché sennò qualcuno gli rubava l'orologio. Allora andava alla città e c'era, quando arrivava il trionfo di Scipione, alzavano gli scudi e si vedevano. Non possiamo affrontare due o tre situazioni prima di chiudere. No, lui si infilava dappertutto. Io vorrei ricostruire un attimo il rapporto con Fellini, nel senso lo Sceicco Bianco, che non ebbe grande successo, poi le difficoltà per entrare nel film I Vitelloni, che oltretutto si è girato a Viterbo, per cui noi amiamo molto rivedere quel film anche per vedere com'era Viterbo, ma è, diciamo, uno dei film veramente stratosferici sia di Fellini che di Alberto Sordi. E lì c'è questo personaggio che ruba la scena a tutti, perché con quattro battute ruba la scena a tutti. Se ci racconti il rapporto con Fellini, di cui Alberto Sordi ci lascia una capoccia così. No, loro erano molto amici, naturalmente, quando da giovani hanno passato alcuni anni della giovinezza insieme, facendo gli scherzi. Fellini ideandoli, architettandoli, Alberto Sordi al telefono. Alberto Sordi l'ha fatto anche da vecchio, cioè poi a un certo punto, quando al telefono tu basta, non puoi fare niente al telefono, perché subito ti trovano il codice fiscale, tutto, no? Sanno tutto di te, no? Ma allora a quell'epoca potevi mantenere l'anonimato tranquillamente e portare avanti questi scherzi. E loro telefonavano per esempio a Fosco Giacchetti, che era un attore famoso, e Alberto gli telefonava facendo la voce di un giovanotto meridionale, che diceva: io sono venuto a fare il militare qui a Roma, sono sempre stato un suo grande ammiratore, perché lei è grande, lei è il più grande di tutti, alle 3 di notte. E lui diceva queste cose così belle, non poteva mandarle a quel paese, e diceva: perché lei è più grande, veramente più grande di lei non c'è nessuno, ma perché lei non è veramente un... No, non mi faccio vedere, è un grandissimo stronzo. Se ricostruisci il Sceicco Bianco. No, poi la cosa più bella che c'era a Meteo Lanzani, che Alberto Sordi lo imitava perfettamente, a un certo punto cominciò a telefonare a nome di Alberto Sordi, telefonava a De Sica, diceva: Vittorio, sono rovinato,
non ho più una lira, adesso le cose, il fisco mi salta addosso, mi porta via da casa, mi porta via tutto, poi telefonava a Gino Cerpi, la stessa cosa. Ed, alla fine questi si mettono a fare una colletta a favore di Amedeo Nazzari, diamogli dei soldi, poverino, perché sta in questa condizione, cioè, quando lo vedo sapere, io ho rovinato, ma state scherzando, io sono più ricco di voi. Aspetta, aspetta, visto che si è parlato di Viterbo, vogliamo, perché tu lo scrivi nel libro, vogliamo raccontare il premio Nobel e il re Gustavo di Spezia, perché si erano conosciuti a Viterbo e si ritrovavano a Stoccolma, racconti anche questo episodio nel libro, quando Alberto si allora faceva il film Il Diavolo, sì. E no, lui riesce ad entrare dentro, non si sa bene, a Stoccolma durante la consegna del premio Nobel, e a un certo punto lui si è trovato in mezzo, poi se l'hanno pure fotografato, sembrava uno dei premiati, e quindi era che riusciva a trufolarsi veramente dappertutto. Questa con Fellini gli fa fare un film, è un film difficile, un film tra l'altro molto nuovo, molto, molto divertente, molto bello, dove è lo Scenco Bianco, dove sul mondo dei fotoromanzi, lui fa questo personaggio bellissimo, uno sceicco, con tutto il turbante, con la scimitarra, con tutte queste cose qua, però poi quando parlava era un burino terribile. E il pubblico non lo capisce, il film va male. Quando Fellini viene chiamato per mettere insieme un altro film, che un film lui voleva fare la strada, ma in realtà poi fa un dice no, c'è un film di giovani, così eccetera, allora vuole Alberto Sordi, tutti no, Alberto Sordi no, Alberto Sordi no, così si punta. Allora gli permettono, no, perché tra l'altro chiamano dopo questo film è andato malissimo, dello Scicco Bianco, però ad una condizione, glielo fanno prendere, lo pagano regolarmente, però alla condizione che il nome di Alberto Sordi non finisse sui manifesti. Infatti ci sono stati dei primi manifesti dove non c'è il nome di Alberto Sordi. E lui lancia il film con la famosa battuta lavoratori, no? Sì, lavoratori della Malta, poi che la macchina si ferma, i lavoratori arrivano, oh, ma che fa sta macchina? Non parte. Stava scherzando, ma la cosa carina è che c'è lì Leopoldo Trieste, che era uno che un professore scriveva commedie. A un certo punto a quelli che lo portano meglio fa dire, ma io voto socialista, io voto e vabbè, poi dopo questa cosa vanno a ristaccare tutti quanti i manifesti, ne attaccano uno nuovo con il nome di Alberto Sordi. Però l'amicizia con Fellini finisce lì, perché sono due personaggi che non possono stare insieme. Probabilmente Fellini avrà pensato a lui qualche volta, ma non era facilmente assoggettabile, perché Fellini aveva bisogno, se si esclude, aveva bisogno di Mastroianni, che però rappresenta se stesso, se no altrimenti lui era dei personaggi che lui prima disegnava e poi diceva trovate almeno uno che assomiglia al disegno che ho fatto. Ecco. Giancarlo. No, io volevo fare almeno le cose essenziali, nel senso che l'altro grande rapporto è con De Sica, con cui anche con lui amico, diciamo c'è proprio anche un passaggio da padre e figlio con Conte Max, in cui praticamente Alberto Sordi interpreta quello che aveva interpretato nel primo Conte Max. Si chiamava il signor Max quando l'ho fatto. E diciamo poi ci sono anche episodi in questo caso molto divertenti, tu mi spingi sempre, insomma, se ci racconti il rapporto insomma fra. No, lui considerava Vittorio De Sica una specie di padre suo cinematografico, culturale, perché aveva anche l'età del padre di Alberto, no? E lui aveva proprio un affetto fisico per De Sica, no? Gli dava
lui camminava sempre tutto quanto impettito perché portava il busto per la colonna vertebrale, però c'aveva il baricentro instabile, precario. Lui gli dava delle spettarelle, cadeva, perdeva l'equilibrio, lo riprendeva dall'altra parte, insomma, e va messa sempre a spigne, basta, va messa sempre a spigne. A un certo punto vengono invitati alla posa della prima pietra degli stabilimenti di De Laurentiis sulla via Montina. Qua adesso ci hanno fatto Cinecittà World si chiama, sì. Sì, un parco cinematografico. E lì viene invitato a mettere alla posa della prima pietra il presidente del consiglio, che era Vittorio Fanfani, il Coletto eccetera. Allora avevano preparato un mattone, una mattonella con un po' di calce, e lui doveva mettere questo mattone sopra questa calce eccetera, no? E dietro c'erano De Sica, Alberto Sordi, tutti quanti gli altri, cioè a un certo punto quando Fanfani si abbassa per prendere la calce, Alberto dà una spintarella, una leggera spintarella a De Sica, il quale precipita addosso a Fanfani, che finisce con tutte e due le mani nella calce. Quello si gira. Signor Presidente, è stato lui, è tutta la vita che mi sta sempre a spingere, e io ce l'ho sempre a spingere. Poi quando vanno a girare c'era il tizio del gioco, Vittorio De Sica, si è giocato a mezzo patrimonio, si è giocato alla roulette, no, a Chemin de Fer, questi giochi qua. Lui fa un film che si chiamava Un italiano in America, ed è la storia di un ragazzo che è stato abbandonato dal padre, che fa il benzinaio a Roma. A un certo punto viene chiamato tramite l'ambasciata ad un programma tipo quelli che faceva Raffaella Carrà qui in Italia, Caramba che sorpresa, c'era questo suo vecchio padre che l'aveva abbandonato, che a un certo punto per prendere i soldi della televisione aveva fatto venire questo abbraccio, questo ricongiungimento avveniva davanti alle telecamere ovviamente. E lui accetta subito questa cosa perché vanno a girare anche a Las Vegas, dove a un certo punto Vittorio faceva una scena a una roulette, lui gioca, perde tutto e poi dopo se ne va via, si alza e dice si bacia la mano del signore, si gioca per giocare e se ne va. Poi si avvia verso un corridoio di slot machine, mette la mano in tasca, trova un nichelino, una moneta, $1, e a un certo punto decide di metterla dentro una cosa, tira la manovella e non esce niente, perde anche quella. Lui stava facendo quello, stava vivendo davvero la scena che poi avrebbe fatto al cinema, ha perso tutto quello che c'aveva. Allora Alberto lo chiama e gli dice, allora tutti alzi dal tavolo, gli fa vedere, no? Passi davanti alla questa slot machine e poi prendi la moneta, lui prende la moneta dalla sua tasca, la infila dentro, tira giù, escono migliaia di monete. E Sica come commenta? E Sica dice, ti dovresti vergognare. Davanti alla cosa ha detto primo che si avvicina l'ammazzo. Scusa, non si può non ricordare un personaggio straordinario del Giudizio Universale, però di Sordi totalmente rovesciato. Prima quando parlavi dei film drammatici di Alberto Sordi hai citato giustamente Detenuto in attesa di giudizio, poi io ti ho suggerito e tu hai raccontato il piccolo piccolo. Ma c'è questo, c'è dove lui vende i bambini. Giudizio Universale. Compra i bambini napoletani
e li rivende agli americani, ai signori americani. E questo è un personaggio pazzesco, di una cattiveria, di una disumanità. Lo diceva Cesare Zavattini. Lui si vergognava di questo personaggio, perché lui li faceva, ma non era così, no? Non era un personaggio talmente disumano. Però lo fa magistralmente, bellissimo. Sempre per gli scherzi, quando stavamo lì alla Sala Palatino, montavamo le scene che riguardavano il fascismo e ci erano fatti mandare dall'Istituto Luce tutti quanti questi che repertori che marciavano per via dei Fori Imperiali col passo romano, eccetera. E allora Alberto, per dare la cadenza al montaggio, ci metteva le canzoni fasciste, poi dopo si levavano, si usavano altre cose. E poi a tutto volume, dico: Alberto, guarda, questi sono tutti comunisti qua, sono tutti della CGL, ma vengono qua e ci minano, no. Poi a un certo punto, siccome era estate, faceva caldo, io apro la finestra della Sala Palatino e vedo nel corridoio tutti i lavoratori della Sala Palatino in pausa mezza che marciavano col passo romano o col saluto a Duce a suono di giovinezza. Allora dico: Alberto, guarda che cosa hai combinato. Quella spalanca la porta e fa: italiani. Se avessimo avuto un film, una macchina da presa, qualcosa, un telefonino, oggi avremmo avuto un tesoro. E questi sotto che gli facevano duce, c'è tutti i comunisti. Allora siamo in chiusura, perché come tutte le cose belle, poi non vogliamo spoilerare l'intero libro, però prima di consegnare un'ultima considerazione a Carlo, che sia chiaro, come andiamo dicendo dal primo incontro, sono quelli di Giancarlo libri carichi di aneddotica ma innervati anche da un pensiero critico. Allora, la comicità di Alberto Sordi, soltanto volante, non te la sottopongo, ma perché faccio il riassunto, tre elementi fondamentali. Intanto è il primo nella storia della nostra cultura che come comico rinuncia alla divisa da comico. Alberto Sordi è un uomo normale, per la prima volta abbiamo un comico normale. Il secondo elemento è l'accuratezza dello studio del personaggio, ha interpretato centinaia di 149 figli di cui parlava prima Giancarlo, centinaia di italiani, ognuno veniva caratterizzato a tutti i livelli, la voce, l'andatura, il vestiario, i tic. La pettinatura, i capelli erano fondamentali. Un patrimonio strepitoso. E l'ultimo che chiude il cerchio, laddove abbiamo cominciato, la cattiveria, perché con i buoni sentimenti, questo emerge in maniera limpidissima dal libro, non si fa comicità. Eppure Alberto Sordi non coincide mai, è come, questo Giancarlo lo scrive a parole chiarissime, nettissime, non coincide mai con il cattivo, con il meschino, con il... ci sono personaggi su cui ci potremmo soffermare per corsi, per semestri all'università, per capirci, perché profondissime la capacità di approfondire, no? La storia di ciascuno. Eppure era come un desiderio in lui, dice Giancarlo, il desiderio che fossimo migliori, ecco questo elemento. E poi chiudo ripassando la palla a Carlo, che Carlo all'inizio ha fatto riferimento alla proverbiale avarizia di Alberto Sordi, che in realtà era tutt'altro che avaro, ma quando gli chiedette, e si è saputo di donazioni dopo la morte, ma la cosa incredibile è quando gli chiedevano il perché lui non faceva sfoggi, non dava feste clamorose, era il rispetto.
perché la soglia del benessere in Italia passò per la possibilità di andare tutte le settimane al cinema a un certo punto. Io devo la mia fortuna, la mia ricchezza a coloro che erano poveri e che ogni settimana venivano al cinema e spendevano per me. Sarebbe stato immorale mandare l'altro messaggio. Quindi anche un personaggio di caratura. Infatti lui diceva, io non ho mai fatto delle feste hollywoodiane nella mia casa, se le facevo invitavo gli amici ma non invitavo i giornalisti, la stampa, eccetera, tutto segreto, non sapeva niente nessuno, non ho mai avuto una barca perché tra l'altro faceva una gara di invitarmi, ma avrebbero pagato per stare qualche giorno sopra la loro colonna, a cominciare dall'avvocato Agnelli che era un grande amico suo. Ho sempre avuto l'automobile media dell'italiano medio, la sua ultima macchina che è tra l'altro in esposizione via nella sua casa museo, la sua villa, è una macchina media, perché l'avvocato Agnelli gli regalava la macchina media quella. E quindi per questo, tant'è vero, cominciato gente, quelli del cinema che erano abituati a spendere, a spandere, a buttare via i soldi dalla finestra, dicevano, va, è tirchio, te credo, non si compra una macchina, non c'è la barca, non fa feste, non fa inviti, è tirchio. E lui si è fatto questa fama, mi faceva pure comodo perché nessuno mi chiedeva niente, allora i suoi soldi andavano a finire. Adesso vi racconto chiusura un episodio. Io sono nato il 16 di giugno, Alberto era nato il 15 di giugno, quindi praticamente facciamo il compleanno insieme, sempre il 15 di giugno. E una mattina lui mi dice, mi chiede di andarlo a prendere a casa sua, lo vado a prendere con la mia macchina e dove andiamo? A Divinamore. Io non mi meraviglio affatto perché lui era molto devoto. E vado verso il Divino Amore. Era un giorno feriale, era stato un mercoledì, un martedì, non mi ricordo, di mattina, il santuario del Divino Amore era completamente deserto, tant'è vero che nel parcheggio antistante alla chiesa era completamente vuoto. Io faccio per parcheggiare la macchina davanti alla chiesa, Alberto dice no, andiamo qua, e mi porta a un edificio a 100 metri dal santuario. Che c'è? Adesso vedrai. Suoniamo alla porta, gli vengono ad aprire 200 bambini che gli sono saltati addosso, che lo chiamavano Alberto, lo chiamavano papà. Allora io ho chiesto alla suora, a una delle suore che li accompagnava, ma qui Alberto che cos'è, un benefattore? Ha detto altro che benefattore, se non ci fosse lui questi bambini sarebbero tutti in mezzo alla strada. Questo mi è stato raccontato da una signora che aveva fatto l'ispettrice di produzione di questo film, che riusciranno i nostri eroi a ritrovare lui con la regia di Ettore Scola, che si girava a Nairobi in Africa, a Nairobi in Kenya, e in albergo c'era la sala del gioco come di solito negli alberghi africani, e a un certo punto Alberto, che aveva destinato tutta quanta la diaria, perché lui prendeva un compenso che gli veniva dato alla fine del film, consistente, e poi una specie di diaria, 80 al giorno, quotidiano, che veniva pagata settimanalmente. Allora va dalla cosa, va dal cassiere e gli dice, passa, dammi i soldi per una settimana che lui aveva destinato all'orfanotrofio, agli orfanelli. Dice, dammi i soldi che poi dopo tanto mi capendo, io li restituisco, eccetera, va lì e perde tutto. Poi torna dalla cassiera e dice, dammi altri soldi. Poi, si mette lì a giocare e sbanca il tavolo, cioè buttano lì dentro.
un cencio nero sopra, quando ormai il Bacco non c'ha più soldi e quindi non può più giocare. Lui prende tutte queste fisce, tutte cose, li dà tutti quanti al cassiere e dice: vi siete fregati i soldi dell'Orfanelli, voi sono stati cazzi vostri. Scusate, intanto spieghiamo tutti questi movimenti. Io vorrei aspettare un attimo il sindaco che viene qua, che chiude insieme a noi. Sta arrivando, ti dice che sta a 5 minuti da qui, per cui mentre aspettiamo ti voglio affrontare almeno un altro paio di cose. Uno, che è obbligatorio qui a Viterbo, diciamo nella Duce e a Viterbo in particolare non si può non affrontare il vigile di Zampa, perché è stato girato totalmente a Viterbo. Oltretutto è un episodio ancora del rapporto con De Sica. E la cosa sempre, i libri di Giancarlo sono meravigliosi, perché poi uno scopre, come spiega lui, che tutto parte da un episodio veramente accaduto. Se ci racconti questa cosa. Sì, c'era stato un vigile a Roma che si chiamava Melone, mi ricordo, il nome me lo ricordo, che a un certo punto aveva montato il questore. Sconsigliabile, chiaro. Il questore, naturalmente, che poi era in borghese, gli aveva detto non c'aveva la macchina con la cosa, con i segni della polizia, niente. Poi a un certo punto lei tira fuori la battuta, lei non sa chi sono io, allora quell'altro gli risponde, lo insulta il questore. Insomma, questo non è passato di tutti i colori, perché a un certo punto scoprono che la sorella faceva la mignotta, che cosa, che so lui a rubare il film, che c'aveva un padre che faceva la macellazione clandestina delle carni, insomma questo poveraccio per aver il questore è finito rovinato, cacciato via dalla polizia, dai vigili urbani, eccetera, eccetera. E quindi prendono questa storia e la raccontano, non adattano a Roma, ovviamente, e loro lo chiamano un'altra volta il Cirletti invece che Bellone, e l'ambientano a Viterbo. Però la storia è questa. Lì qui monta il sindaco perché correva troppo. Un'ultima, diciamo, domanda su un altro personaggio che si è intersecato fortemente con Alberto Sordi, quello che potrebbe essere stato un erede o il figlioccio di Alberto Sordi, perdone, che rapporto c'è stato tra i due? No, voglio raccontare un'altra cosa che riguarda il gioco. Allora, a Cannes al Festival del Cinema, e a un certo punto incontriamo Alberto, mi fa, dice: dai, andiamo al casino a giocare. E fa venire una macchina che ci porta. Allora il casino non era, adesso sta proprio sotto al Palazzo Cinema, no? Mentre invece lì bisogna fare alcuni chilometri, ci deve andare per forza con la macchina. E incontriamo nella hall Massimo Troisi e nell'arena, che invece stavano vestiti col maglione, no? Con i jeans. Dove vai? Allora dice: vado al casino, vado a giocare, volete venire? Ma noi siamo combinati a sta maniera, state con me, non vi preoccupate. Allora salgono in macchina, nella limousine, e arriviamo. Il primo ad entrare era Alberto. Tutti che sentirono, ma c'è un messino, posso fare un messino, eccetera. Io ho preso a lui, ero vestito in maniera a concia, e allora, no, capiscono che sto insieme a lui, posso fare un messino, posso fare. Arrivano questi due, e li fermano tutti e due. Dice: ma sì, siamo con il signor Alberto, Messia Alberto, i sono vecchie russe, sì? Dice: Busse, ma chi conosce?
Andate a piedi, perché nel frattempo la sede se ne è andata. No, ti dicevo, se ricostruì anche il rapporto con Verdone, si sono sempre, diciamo, trattati da padre e figlio. Guarda, Verdone si era innamorato di Alberto Sordi da bambino, io da ragazzo, lui da bambino, e tra l'altro abitava di fronte alla casa di Alberto Sordi. E quando poi è arrivato, a un certo punto lui ha presentato questo personaggio romano, e tutti hanno pensato che fosse il degno erede di Alberto Sordi. Alberto Sordi lo accetta, anche perché qualche erede doveva anche lasciarlo, no? E fanno questo film insieme che si chiama Il viaggio con papà, dove ci sono, vediamo che loro sono, la loro recitazione è veramente assortita, sono completamente diversi l'uno dall'altro, sono due generazioni a confronto, tutte e due bravissime, per carità. Però la comicità di Alberto Sordi era basata sulla cattiveria, era una comicità cattiva, lui e i suoi personaggi gli levava la pelle, mentre invece Verdone è un buono, si capisce che lui, questi personaggi che prende in giro, lui li ama. Quasi si scusa, c'è simpatia per lui. Quasi si scusa se li sta prendendo in giro. La cattiveria di Alberto Sordi è una connotazione tipica di Alberto Sordi, mentre invece Verdone no, la cattiveria non ce l'ha. Allora ci dovete perdonare, anche se in realtà il nostro stirare il tempo un po' più del consueto era a fin di bene, adesso vi dirò che ci siamo divertiti, penso, anche in quest'ultima coda. Io chiamo qui, dov'è Gianca? Sta buono, sapete Alberto Sordi, non ce ne mai il casino con te. Allora io chiamo qui per i saluti di rito, il sindaco di Bassano in Teverina, Alessandro Romoli, e ci sarà un breve momento finale di cui non dico nulla, e Carlo e Alessandro insieme con Giancarlo duetteranno, c'è una piccola sorpresa con Giancarlo. Ale. Grazie Antonello, buonasera a tutti, intanto per ringraziare veramente Giancarlo Governi per questi quattro appuntamenti che abbiamo avuto grazie ai Pirati della Bellezza, inventato, ideato e portato avanti da Carlo Galeotti, che abbiamo ospitato in questo mese di maggio, il 4 venerdì. Veramente è stato il motivo di approfondimento, di arricchimento e credo anche di tanti aneddoti e inediti che ci hai potuto rivelare su quattro personaggi così importanti del cinema italiano. Credo che la partecipazione di pubblico in queste quattro puntate è stata elemento, diciamo, che più di tante parole significa poi l'apprezzamento per tante persone sia di Bassano ma anche di fuori che sono venute e attraverso anche questa valorizzazione culturale hanno conosciuto il nostro centro storico sul quale l'amministrazione comunale sta portando avanti degli investimenti piuttosto importanti. Ringrazio Carlo Galeotti per la consueta disponibilità, lo ringrazio perché effettivamente questo format che lui ha inventato dei Pirati della Bellezza ci ha portato ad avere delle rassegne piuttosto importanti, d'approfondimento che mancavano non soltanto, diciamo, a Bassano in Teverina, che sarebbe poca cosa, ma diciamo nell'intera provincia di Viterbo. Quindi veramente grazie per il servizio alla cultura, all'approfondimento su temi che credo valga la pena approfondire, che fanno parte della nostra storia, che hanno fatto parte della nostra storia, che in qualche modo vanno guardati con attenzione e con approfondimento. Quindi grazie veramente di cuore. Grazie a voi per avermi invitato, per avermi fatto questa bella esperienza. Ho conosciuto tante persone simpatiche, appassionate degli argomenti che abbiamo trattato insieme. E è sempre un piacere parlare di queste cose, anche se oramai non
non c'è questa attenzione nei confronti di questi argomenti, però comunque noi vecchi soprattutto dobbiamo tenere viva la memoria, perché un paese, un popolo non può essere senza memoria, un popolo smemorato perde tutto, perde la patria, perde la libertà, perde la sua storia, quindi è un popolo senza radici, è un popolo che non ha futuro. Ecco, quindi il fatto voi continuate a mantenere, ringrazio Carlo Galeotti che si è inventato questa cosa, ringrazio Alessandro Romoli che so che sta un po' in apprensione perché ci sono le elezioni comunali, allora lui è un po' preoccupato. A lui piace vincere facile. No, però io ho fatto un sondaggio, pare che tu vinca. Giancarlo. Allora, io chiuderei e poi c'è la firmacopie. Intanto ringraziando Giancarlo, ho già spiegato l'altra volta che questo sì è un omaggio a quattro grandi del cinema italiano, ma è anche un omaggio a Giancarlo Governi, che è stato uno dei più grandi produttori della RAI e anche inventore di format veramente straordinari. Abbiamo fatto realizzare da un nostro artigiano una piccola targa. Noi oramai usiamo solamente targhe in legno, Giancarlo rimarrà stupito di questa targa. La dedica a Giancarlo Governi, maestro di vita e di giornalismo. La targa la consegniamo insieme al sindaco e veramente diciamo la colpa è tutta di Romoli, di questa cosa qui, dell'incontro con Giancarlo, perché mi invitarono a fare l'intervista per la Magnania Viterbo e da quel momento ci siamo conosciuti e ho scoperto un personaggio straordinario, gigantesco. Lui viene a raccontare personaggi giganteschi e è un altro personaggio gigantesco. Ti diamo questa, riusciamo a fare così, è il grande della bellezza, tutta in legno. Questa è la professoressa, questa cosa qui. Ma guarda la scatola che è più bella della targa, guarda che sono lì. È tutto fatto con l'asse. Sono tutte fatte con l'asse. È incisa con l'asse, perché vedo sulle. Ok.